Buongiorno a tutti gli alberobellesi. Ringrazio il vice comandante tenente Vito Aquilino di essere intervenuto a questa trasmissione insieme ai rappresentanti di alberobellonotizie.it Stefano Leone e Gianfelice De Molfetta per la piazza. Questa piccola trasmissione vuole dare un contributo a quella che è l'emergenza neve di cui si parla da tantissimi giorni. È opportuno coordinarsi insieme a ogni cittadino per comprendere qual è il lavoro che viene posto in essere da tutte le forze in campo e quali sono gli spunti di collaborazione che possono darci i cittadini. Attraverso anche le domande di Gianfelice e di Stefano potremo chiarire quali sono le problematiche che intanto vengono sempre previste e che si concretizzano in un aiuto anche silenzioso da parte dei volontari del SER, oltre che chiaramente dagli agenti della polizia locale, dagli spalatori che sono stati già preallertati. Quindi come fase introduttiva poi lascio la parola anche e soprattutto ai giornalisti che vorranno chiedere soprattutto al vicecomandante quali sono i sistemi di allerta e di prevenzione che un'amministrazione deve mettere in campo. Intanto, poiché questa ondata di maltempo che dovrebbe vedere secondo alcune le ultime previsioni dovrebbe cominciare già da oggi pomeriggio, giovedì 5 gennaio, e dovrebbe avere l'apice nelle giornate di domani 6 e 7, soprattutto in termini di precipitazioni, per poi continuare come ondata di maltempo che interessa tutto il settore adriatico, quindi ci interessa proprio da vicino, soprattutto nel sud Italia, per continuare nelle giornate successive dell'8 e del 9, ma con minori precipitazioni. Chiaramente in questo momento quello che preoccupa di più è sia la possibilità che le strade si ghiaccino, perché sono previste temperature straordinariamente al di sotto delle medie stagionali, e poi le precipitazioni nevose che pure sono già annunciate. È chiaro che la Polizia Locale, insieme all'amministrazione e insieme a tutti i volontari, già tra un'ora aprirà il cosiddetto COC, che è quel sistema che permette di essere tutti quanti in contatto per prevenire e affrontare la criticità a cui stiamo andando incontro in queste ore. Nel frattempo la Polizia Locale ha già anche su invito dell'amministrazione fatte alcune verifiche, ha già rimpinguato di parecchio le nostre scorte di sale, che come sappiamo è l'unico tentativo che si può fare perché le strade rimangano più o meno praticabili, sale che dovrebbe essere sparso prima che scendano le temperature o prima che ci siano le precipitazioni nevose. Quindi la Polizia Locale ha provveduto a rimpinguare le scorte del comune, che già erano sicuramente sufficienti, però data questa straordinarietà che viene annunciata si è preferito mandare a ritirare a spese del comune da Margherita di Savoia, che è il fornitore di tutte le amministrazioni, ulteriori quintali di sale che il vicecomandante Aquilino a breve ci dirà con precisione a quanto ammontano. Oggi c'è presente il vicecomandante, ma da domani comunque le azioni saranno guidate anche dal comandante dottor Rutigliano, che oggi aveva previsto un periodo di ferie, ma che mi ha appena comunicato in considerazione di questa criticità a cui stiamo andando incontro, ha preferito rientrare in servizio già nella giornata di domani, ma già oggi è operativo, sia pure in un giorno di ferie, insieme al vicecomandante. Quindi sono stati poi preallertati dalla Polizia Locale già ieri tutti i cosiddetti, come li chiamiamo? Gli operatori che intervengono per l'eliminazione, ovvero la rimozione della neve nelle parti necessarie per la circolazione. Sì, sì. Quindi trattoristi, possessori di pale meccaniche che possono essere utilizzate per questo tipo di finalità.
Sì, infatti, ecco, questo è un primo invito che si vuole fare, perché normalmente la polizia locale può interfacciarsi con dei trattoristi che vogliano mettere a disposizione la propria opera, ma che ove dovessero essere, come è giusto, la loro opera debba essere corrisposta, debba essere pagata, parlando proprio volgarmente, devono poter essere in grado di emettere la fattura, la famosa fattura elettronica, che oggi è l'unica fattura che la pubblica amministrazione può ricevere e può pagare. Sull'esperienza di 2 anni fa possiamo anche dire che grazie a Dio ci sono stati anche tanti volontari che hanno messo a disposizione i propri trattori e la propria opera anche gratuitamente, perché una delle criticità a cui necessariamente si va incontro è quella delle vie secondarie, delle cosiddette vie di campagna. Perché, e concludo questo intervento iniziale, poi passiamo alle domande, è chiaro che nelle prime 24 ore, soprattutto come avvenne 2 anni fa in quella nevicata eccezionale del 31 dicembre 2014, la prima opera di assistenza deve essere rivolta a permettere l'accesso di autoambulanze e 118 innanzitutto al nostro ospedale, chiamiamolo così per capirci, e nonché a tutte le numerose case di cura che abbiamo sul territorio. E nello stesso tempo i volontari del SER devono assicurare, in maniera sempre volontaria, molte volte a rischio della loro vita, perché con mezzi sia pure dotati di catene, ma devono affrontare più volte al giorno delle strade innevate, devono assicurare l'assistenza a tutte le persone che hanno necessità di dialisi, che quindi non possono interrompere i trattamenti che vanno a fare molte volte ogni 48 ore presso gli ospedali di Putignano Vicignori, e ai cardiopatici. Quindi adesso andiamo avanti con le domande. E la funzione sarà quella anche di lasciare tutta una serie di numeri telefonici, per cui chi avesse delle eccezionali necessità da affrontare potrà far riferimento alla polizia locale, al mio telefono personale e nonché a tutti i telefoni che daremo adesso. Quindi se c'è qualche domanda con cui possiamo ulteriormente chiarire la situazione. Gianfelice. Sì. Vabbè, comandante, è chiaro che l'esperienza degli altri anni, sia vostra, dei vincitori che del SER, è consolidata, quindi sapete come il fatto del sale ovviamente è importante, perché gli altri anni l'ultima nevicata ci portò poi ad fare degli accumuli sulle strade, bloccando il traffico, cose del genere. La domanda è: come dovete spargere questo sale? Cioè, vi siete organizzati ovviamente con mezzi meccanici, perché nel 2014, vi ricordi, ci fu il nome della Tradeo che andavano girando, e prima e quando, cioè se avete predisposto degli orari in modo tale che i cittadini possano regolarsi in base alla vostra organizzazione per poter uscire o non uscire. Buongiorno a tutti innanzitutto. Vorrei fare subito una premessa a tutti i cittadini che ci ascoltano. Abbiate un minimo di pazienza comunque nel colloquiare con la stazione del comando, perché il nostro telefono a volte sembra libero, invece il telefono è occupato da altre comunicazioni. Dobbiamo avere tutti un po' di pazienza, perché noi daremo risposte certe per il piano che è stato attuato quest'anno. Noi siamo pronti, abbiamo fatto questo acquisto notevole di sale, abbiamo comprato altri 220 tonnellate di sale, ne avevamo già 300-400 in magazzino, proprio per tenere un minimo di tranquillità maggiore rispetto alle altre volte. Noi già da stasera, chiaramente vedremo le condizioni atmosferiche, perché spandere sale inutilmente sarebbe... Da stasera noi prevediamo intorno alle 22, però... Questo intervento è sempre legato alle condizioni atmosferiche, cioè se neve non scende, buttare questo sale sull'asfalto ha un senso minimo, significa che con l'umidità, una volta che quel sale si è consumato, si è sciolto, non produce lo stesso effetto che produce nel momento in cui c'è quel lieve nevischio che contestualmente riceve il sale sotto. Noi chiaramente quest'anno abbiamo tutto sotto mano, cioè i trattoristi
il mezzo che il Comune è dotato, che l'amministrazione l'anno scorso dotò anche della pala davanti che aiuta lo spandimento dell'eliminazione della neve delle strade, il nostro sarà attivo già insieme stasera all'altro mezzo che abbiamo commissionato a un privato. Chiaramente faremo tutte quelle località prioritarie, laddove ci sono anziani, strade con anziani, case di cure, ospedali, luoghi di grande, scusate, comunicazione, perché noi se non liberiamo le strade di comunicazione, almeno le nostre, perché noi stamattina già il comandante sta avendo i primi contatti con l'ANAS e con la città metropolitana, perché le strade provinciali sono di competenza loro, il sindaco può intervenire esattamente per casi estremi, ma non può intervenire nelle operazioni, perché sono operazioni che spettano ognuno le proprie proprietà. La città metropolitana sicuramente interverrà con questo allarme di neve, c'ha un anticipo diverso dalle altre volte, quindi noi siamo tutti più pronti, nessuno può dire, nell'ANAS, nella città metropolitana, nel comune, nessuno può dire che non siamo pronti, noi siamo qui ad aspettare la neve, perché le attrezzature, gli uomini e i mezzi sono pronti tutti. Adesso attiveremo alle 12 il COC, quindi è lo strumento con cui tutti si interfacciano, tutti diventano, come si dice, partecipi nell'attività che si farà in questo momento particolare della nevata di quest'anno, e sicuramente sarà un intervento di collaborazione fra i cittadini, proprio perché noi non vogliamo essere noi che capiamo tutto o che il sindaco sa quello che deve dire, no, noi con la partecipazione dei cittadini, certo, proprio perché certo. Abbiamo bisogno, se un cittadino ha bisogno, dice io ho bisogno di un sacchetto di sale, nessuno glielo vieta di mettersi in contatto con il comando, certo. E il comando le darà ascolto e le consegnerà un sacchetto di sale, perché probabilmente a casa sua c'è un anziano e vuole tenere il marciapiede più pulito prima dell'arrivo della pubblica amministrazione sul posto. Noi siamo a disposizione di tutti. Allora cominciamo a dare un numero, mi permetto di completare questa domanda. Il primo numero, è bene che lo cominciamo a memorizzare tutti, è lo 080 432 53 40, che è il numero della nostra polizia locale. Come ha detto il vicecomandante, considerando che se dovesse scendere la neve, se si dovessero creare criticità, ci potrà essere necessità di pazientare per entrare in contatto, perché arriveranno tantissime chiamate simultaneamente. Poi per quanto riguarda la metodologia di spargimento del sale, è già così, deve avvenire in questa maniera, cioè la Tradeco ha un obbligo contrattuale di assistere appunto tutta la macchina organizzativa in termini di messa a disposizione di uomini che possono spargere il sale a mano nelle zone dove i mezzi non possono arrivare, e di mezzi mette a disposizione dei piccoli mezzi perché portino su i sacchi di sale nel frattempo che il mezzo spargisale continua a spargerlo sulle strade. Noi abbiamo un mezzo, abbiamo due mezzi comunali, il cosiddetto Dumbo, un mezzo molto piccolo ma molto efficace, che come diceva il vicecomandante abbiamo dotato anche della pala davanti per poter spalare, e dietro ha il sistema di spargisale, quindi gli uomini della Tradeco insieme al mezzo della Tradeco vanno da dietro per continuare ad approvvigionare di sale. E poi c'è un altro mezzo che pure è stato comprato 3-4 anni fa, un pick up, che può avere anche quello funzione di spargisale o comunque di ausilio allo spargisale. È chiaro che decidere quando si spargerà il sale lo sapremo solo quando veniamo aggiornati dalla Regione Puglia, che ci mantiene costantemente aggiornati attraverso le proprie previsioni, che come abbiamo visto l'altro anno possono anche essere qualche volta non precisissime, però in quest'anno bisogna dire che l'assessore Nunziante ha già preallertato tutti, sono tutti in grande allarme dalla Regione, quindi dovremmo avere modo di reagire puntualmente a quelle che saranno le previsioni. Il COC ha questa funzione, rimane aperto continuamente per aggiornarsi e decidere quando intervenire e come intervenire. Solo un chiarimento, poi nelle zone sensibili che noi abbiamo, cioè quelle fiancate come l'Alto Marcegotta,
e soprattutto le salite dei monti, sì, di Abruzzani e Montedero, dove evidentemente i mezzi non possono andare. Sì. Come vi siete organizzati? Allora, gli operatori ecologici a disposizione a Tradeco, in quelle strade, faranno il sistema a mano. Significa che tutte quelle strade saranno prioritarie proprio perché per la loro esatto caratteristica, perché noi dobbiamo cercare di tenere il collegamento con queste abitazioni. Allora, in quelle strade, con il pick up o con un altro mezzo della Tradeco munito di catene, gli operai della Tradeco e gli assembli, i cosiddetti volontari, che sono il supporto più grande che la macchina amministrativa ha, si farà la gettata a mano. Quindi sicuramente con i mezzi più grandi la faremo nelle strade più larghe, anche per evitare che il sale possa andare a finire dietro alle proprie vetrine. Quindi non vogliamo far danni a nessuno, noi faremo a mano laddove non è possibile il mezzo grosso, faremo con il mezzo grosso laddove è possibile. Grazie. Stefano. Grazie, buongiorno. La mia prima domanda che avevo preparato, avete praticamente aveva tre flussi. Praticamente già risposto in maniera molto esaustiva sia lei che il vicecomandante, perché volevo chiedere queste tre azioni fondamentali che secondo me erano prioritarie da mettere in campo, l'avete già detto voi, che era l'allertamento delle componenti del COC, che abbiamo detto da mezzogiorno sarà attivo, le scorte di sale che avete ampiamente parlato e il reperimento di volontari che o manualmente o con mezzi propri dia una mano all'amministrazione. Questa era la mia prima domanda, mi avete già esaustivamente risposto. E allora passerei ad un altro argomento. Mi sono chiesto, ci sono alcune strade nell'agglomerato di Alberbello, quale ad esempio la strada provinciale Noci, quale ad esempio la strada provinciale 77, quella che va giù verso, sì, Monopoli, quindi contrada Popoleto, zona industriale, la strada statale 172 che dalla rotonda del cimitero va verso Putignano, sono strade non di competenza comunale, ma ci sono agglomerati abitativi e esercizi commerciali siti in Alberbello. In questo caso, qualora dovesse esserci un'esigenza particolare sia delle abitazioni private che dei siti industriali, come ci si regola? Certo, non per, come dicevamo poc'anzi ai microfoni spenti, non per spalare il proprio piazzale, perché quello ognuno deve provvedere per conto proprio, ma qualora ci dovesse essere una esigenza reale o di protezione civile o sanitaria, come ci si regola? Prego. Allora, voglio fare subito una piccola precisazione su questo, indipendentemente dal discorso che le strade siano statali o solo provinciali. Il discorso del togliere la neve, che spetterà sicuramente alla città metropolitana, perché le province non esistono più nell'area di Bari, quindi loro, già interpellati da noi, ci hanno detto che loro hanno già la macchina pronta. Per le strade statali questo problema non sussiste. Per quanto riguarda il problema che poi nasce per problemi di protezione civile, il sindaco è l'autorità locale di protezione civile. Quindi se nasce un problema all'interno di una famiglia, di una masseria, è chiaro che la macchina della protezione civile interviene. Certo, non andremo a spalare la neve all'ANAS perché c'è un costo enorme, ma sicuramente per liberare, sì, l'abitazione o portare le medicine all'abitazione o prendere una persona perché ha necessità di andare a fare la dialisi o magari una persona che vuole essere accompagnata in ospedale per una ragione X, è chiaro che la macchina della protezione civile deve intervenire. Noi interverremo laddove la nostra competenza è chiara, non c'è dubbio, il sindaco è l'autorità, quindi se è l'autorità non può sottrarsi a dire no, non intervengo perché stiamo a pensare ancora se la strada è statale o provinciale. La strada è statale e provinciale è solo perché il sindaco non si può accollare le spese di una spalatura di neve su una provinciale che ha un costo enorme, magari va a fare un errore e lo chiamano pure in responsabile. No, questo lo fanno loro tranquillamente, ci hanno già assicurato. Quindi per quanto riguarda invece quelle situazioni limite delle abitazioni e gli animali, noi non dobbiamo pensare solo, noi abbiamo anche masserie, possono essere problemi anche gli animali, non è che noi ci possiamo sottrarre da portare l'eventuale mangime che una masseria nel frattempo non ha più.
È chiaro che la macchina della protezione civile deve intervenire, il sindaco è la figura massima. Completo, proprio dando un consiglio pratico anche su quella che è stata l'esperienza di 2 anni fa, e ripeto, al di là di quello che successe, da questo punto di vista ci furono i complimenti proprio della Regione Puglia, del sistema regionale, alla prontezza con cui si rispose ad Alberobello. Cioè, se c'è una emergenza per cui si chiama un'autoambulanza, e vi posso assicurare che il 31 dicembre 2014, 1 e 2 gennaio accadde, ci rendemmo conto in quelle 72 ore quante ambulanze effettivamente dovettero intervenire, sia nei nosocomi, alle Oblate di Nazaret, mi ricordo, al Giovanni XXIII su Via Noci, che peraltro era poco praticabile, quello fu un caso nel quale andammo noi su una strada statale perché c'era questa necessità. Ma ci furono anche molti privati dove per fortuna noi sul finire della giornata avevamo già spalato, ma dovendo andare l'autoambulanza tornammo immediatamente e permettemmo l'arrivo dell'autoambulanza fino alla casa dove c'era stata l'emergenza. Quindi a maggior ragione in questo caso, dopo aver chiamato il 118, chiamate la polizia locale, lo 080 432 53 40 per dire: ho appena chiamato l'autoambulanza, il mio indirizzo è via tal dei tali, numero tal dei tali, per cortesia venite perché l'autoambulanza deve avere accesso. Come pure sulla scorta di un'altra considerazione che ha fatto il vicecomandante, ha parlato di mangime per gli animali, ma parliamo anche di approvvigionamenti per le case. È chiaro che, come si faceva una volta, quando si temeva che venisse neve, la dispensa veniva rimpinguata. Quindi fino a oggi pomeriggio cerchiamo di uscire e di assicurarci che, se si dovesse rimanere bloccati in casa per 2, 3, 4 giorni, non ci sia la necessità di dover uscire anche a piedi ove poi dovesse essere pericoloso. Idem diciamo agli allevatori, che guardino bene le loro scorte in modo che, se c'è bisogno, i mezzi, che sono mezzi pesanti, dei loro fornitori possano arrivare. E poi ci coordineremo questa stessa emergenza per chi dovesse avere bisogno di medicinali. Abbiamo già parlato con la polizia locale. Voi, chiunque può parlare con la propria farmacia, ordinare il medicinale e, se non c'è possibilità di andarlo a recuperare, di chiamare la polizia, perché attraverso i volontari, è già successo e lo si farà volentieri, saranno consegnati i medicinali per evitare alla persona anziana o alla persona che non può muoversi di casa, chiaramente, di correre inutilmente il rischio anche di uscire. Ultima cosa, sì. Ho dimenticato, perché è chiaro che la neve per noi, a parte le emergenze dei cittadini, è anche un'occasione di sbarco per gli ospiti, cioè avrò per visitare e amato. Poi si avvicina anche il weekend di Fania, quindi credo, comandante, che dovete aspettarvi un'invasione di Varese, di amici, vedete, che verranno a vedere tu. Sotto questo aspetto, per l'ospitalità, avete pensato qualche cosa di particolare, cioè come accoglierli, degli spazi dove poter farli parcheggiare? Perché sicuramente, come è successo gli altri anni, con queste immagini della nevicata che hanno fatto il giro del mondo, avremo tanti ospiti, piacevoli per noi, perché evidentemente è anche a loro. C'è qualche pensiero in particolare? Sicuramente abbiamo già attuato un secondo piano, diciamo, viario. Cioè, se lei ha detto bene, ha detto è anche un momento di svago la neve, non è che ci mettiamo a spalare tutta la neve e creiamo, non togliamo immediatamente quell'atmosfera che il turista. Certo, noi dobbiamo garantire la percorribilità. È chiaro che laddove c'è la necessità di avere il nostro paesaggio fiabesco con la neve sopra, non andiamo a danneggiare quella neve, che oltretutto i bambini la stanno aspettando la neve, tutti, e i turisti pure. È chiaro che noi nella zona di Ferrotondo, se ci sarà bisogno, perché il paese viene invaso da neve, lì attrezzeremo una zona più tranquilla per i parcheggi. Sicuramente. Sì, sicuramente, se ci sarà tanta neve. Caso contrario, arriveremo comunque ai parcheggi nostri, cioè il piazzale Indipendenza, noi lo terremo libero dalla neve, insieme, dopo aver assicurato gli interventi, i prioritari. Esatto, perché se voi ricordate, l'anno scorso abbiamo avuto anche un problema di un pullman che se n'è andato, sì, in una scarpata. Sì, sì.
è per colpa non della pubblica amministrazione ma suo, che andava senza gli strumenti idonei per poter circolare. Ecco, va bene, il problema stiamo sempre lì, noi chiediamo la collaborazione, proprio l'utilizzo del veicolo in questi giorni deve essere un utilizzo proprio, cioè non deve essere un utilizzo di divertimento, se è necessario prendiamo il veicolo, se non è necessario, perché il veicolo che si prende in questi giorni ostruisce a che cosa? Ai soccorsi. Perché se io mi vado a mettere sulla strada e blocco una strada, un'ambulanza, certamente non farò una cosa bella o buona. Allora cerchiamo di avere i veicoli nell'utilizzo solo per quei casi. Se deve, una persona lavora, il veicolo è normale che lo deve prendere. Però se può stare in garage, è bene che sta in garage. Noi sicuramente i parcheggi li attrezzeremo subito, certo, con la togliere la neve, perché dobbiamo garantire a questa gente che viene a visitare il nostro paese, proprio perché in questi momenti può essere ancora di più la visibilità del nostro, certo, paese. Quindi è necessario che io li faccio, io e il comandante abbiamo attivato questo secondo piano di far arrivare la gente anche nei luoghi dove è parcheggio. Certo, non ci saranno i controlli serrati dei biglietti in quei giorni, non ci saranno i controlli, però dobbiamo assicurare che la gente ci arriva. Il piazzale Indipendenza, che è un piazzale che si può liberare la neve in 4 e 48, è chiaro che lo destineremo all'accoglienza dei turisti. Noi siamo per permettere l'arrivo alla gente di fuori, proprio perché per l'occasione della neve il paese di Alberobello diventa un secondo paese UNESCO, perché è diverso, è ancora più bello. Anche qui completiamo sempre con la raccomandazione che però è nelle cose stesse, cioè è chiaro che tutti dovrebbero montare in questo momento le eventuali gomme invernali o addirittura quelle termiche in modo da potersi muovere, come tutti devono mettere le catene a bordo perché in caso di neve le devono poter montare. Intanto c'è un obbligo sulla nostra statale, o su quasi tutte le statali, le statali da novembre fino praticamente ad aprile, ma in questi giorni a maggior ragione è prudente. Come pure accennava il vicecomandante, che se qualcuno deve muoversi per motivi di lavoro è chiaro che va aiutato, ma abbiamo fatto esperienza già 2 anni fa che nel caso qualcuno non possa raggiungere il posto di lavoro per l'impraticabilità delle vie cittadine, l'ente amministrativo può rilasciare una certificazione che giustifica l'assenza per forza maggiore del dipendente. Quindi anche questo è bene che i cittadini lo sappiano, perché non tutti lo sapevano 2 anni fa, e invece poi ne abbiamo rilasciate molte e abbiamo sanato molte situazioni per cui molti datori di lavoro, insomma, si erano lamentati che qualcuno non fosse arrivato. Quindi dopo le vie di accesso a ospedale e nosocomi e case di cura, è chiaro che si va sui parcheggi, quelli abilitati, e c'è il piano da sempre che abbiamo messo a punto, per cui ci sono sia la zona che chiamiamo di Ferrotondo, per intenderci tutti, vicino alla circonvallazione, sia altri 2 parcheggi privati che ci vengono sempre posti a disposizione a semplice domanda dai proprietari per accogliere il maggior numero di persone. A questo proposito, per quanto riguarda il periodo dell'Epifania, possiamo fare 2 considerazioni. Uno, che capitando questa ondata con tutti i giorni festivi, in buona sostanza, domani venerdì ma è Epifania, sabato molte persone non lavorano, domenica idem, ecco, possiamo fare una considerazione positiva, che potrebbe esserci un motivo in più per rimanere a casa e non rischiare inutilmente o divertirsi laddove la neve lo consenta. Con l'assessorato alla cultura e agli spettacoli comunque si è deciso, lo dovremmo formalizzare tra massimo un paio d'ore, di rinviare però tutte quelle attività spettacolistiche che, dovendo essere previste anche per strada o comunque in zone che poi potevano creare problematicità della neve, si sta provvedendo a spostarle, perché è inutile far affluire gente per poi avere qualche problema in più rispetto a quelli che già dovremmo avere. Quindi anche questo va detto, bisogna prevenire, con qualche dispiacere, pur avendo organizzato, si sposteranno questi eventi. Va bene, allora se non ci sono altre domande, adesso diamo i numeri che vorrei che... Ah no, prego Stefano, dimmi, no, pensavo. Sì. Perché
ormai il nostro paese, lo sappiamo, il paese Italia è emergenza per qualunque cosa, quindi si è sempre molto attenti a ciò che accade. Dalle vostre parole abbiamo capito che la macchina della protezione civile, la macchina del soccorso, la macchina dell'assistenza alla popolazione in ogni senso è pronta, speriamo non serva, e siamo tutti felici. Vogliamo anche dire, è il caso di dire secondo voi, che comunque, proprio per rilacciarmi anche al discorso che avete fatto poc'anzi sul fatto della bellezza della neve in sì. questo posto, in questo paese, nel nostro Albero Bello, è particolare, vogliamo anche dire alle persone che la collaborazione alla macchina amministrativa e del soccorso deve essere fondamentale da parte dei cittadini, perché ecco, fatte salve le esigenze lavorative, di sanitarie ed altro, se uno, un cittadino può evitare di usare la macchina, può evitare di dire devo comprare il pane, quindi fare prima queste cose fondamentali, si dà una mano alla macchina amministrativa che deve poi sopperire a esigenze che è più gravi, quelle di sanitarie o di lavoro. Grazie Stefano, certo, è proprio hai centrato il senso anche di questa comunicazione fatta sempre in contraddittorio, anche se oggi è un contraddittorio ancora di più informativo, è proprio il senso di questa informazione che facciamo attraverso la televisione istituzionale per arrivare nelle case di tutti i cittadini. Intanto la televisione sarà usata anche per messaggi che andremo a scrivere, per far riportare i numeri che prima di lasciarci diciamo sia alla televisione sia a voi. Però è proprio quello che cerchiamo, collaborazione, perché ognuno deve e può dare la propria collaborazione sia alla macchina amministrativa sia poi chi va sul campo, e mi piace sottolineare che oltre agli agenti di polizia locale, ai carabinieri, alla forestale, ci sono tanti volontari, tante persone che magari ci mettono del proprio, rischiano del proprio e forse non ringraziamo mai a sufficienza. Però come abbiamo detto in premessa, ci vuole pazienza, perché è chiaro che si è, per quanto organizzati non si riesce a essere tempestivi magari su tutto, diciamo così, e prudenti. E poi collaborativi, per cui se qualcuno volesse dare una mano, ben venga, può essere inglobato nella macchina, ma già la collaborazione di comprendere, esatto, di comprendere che la macchina si deve muovere prima, come abbiamo detto, per chi ne ha strettamente bisogno, e su tutti hanno la priorità le necessità sanitarie. Poi deve guardare alla viabilità del paese, che è un servizio che viene reso in primis ai cittadini e poi magari anche agli ospiti che vorranno vedere, ma tutto questo deve essere vissuto dal cittadino sempre con quel criterio di prudenza e di collaborazione, per cui è chiaro che andiamo incontro, se nevica, se ghiaccia peggio, perché se tutto diventa molto più difficile, soprattutto nelle zone chiancolate di Alberobello, i marciapiedi diventano pericolosissimi se dovesse ghiacciare, è chiaro che poi sta alla intelligenza di ognuno di noi comprendere se sia il caso di uscire per un motivo non così urgente e rischiare di farsi male, perché poi non solo ci si fa male, ma poi è anche difficile prestare soccorso in questi giorni, perché la macchina è comunque in movimento. Ecco, questa è un'altra cosa che va detta, perché poi è facile dire ma dove siete, dove non siete, e molte volte si lavora silenziosamente sia in termini di prevenzione sia in termini di assistenza. È chiaro che se il Dumbo magari non lo si vede perché è andato a spalare la via dove deve andare un'ambulanza, è chiaro che è andato, ha dato una priorità perché tale doveva essere e tale doveva essere intervento. E mi piace dire che comunque il comandante dei vigili ha già dotato tutte le macchine della polizia locale di catene. Le macchine saranno tutte posizionate davanti al comune in modo da essere pronte a partire quando ci dovesse essere necessità. Il sale, come al solito, è stato accumulato presso il campo sportivo per essere immediatamente prelevato e sparso per le vie. Quindi mi fa piacere chiudere questa
informazione, questa piccola trasmissione informativa, dicendo che tutti siamo chiamati a dare ognuno il proprio contributo, anche decidendo di rimanere a casa invece che andare a fare qualcosa che magari non strettamente è necessario. Sì, infatti le nostre tradizioni sono quelle per cui si rimane a casa anche mangiando, come diceva Gianfelice, i panzerotti, ma soprattutto può essere collaborazione, interessarsi del parente che magari non ha visto la trasmissione o non è aggiornato, non sa che sta arrivando la neve, fargli una telefonata per dire: stai bene, ti serve niente, hai fatto la spesa, hai scorte sufficienti, hai medicinali sufficienti, e magari prima che scenda la neve recarsi in farmacia, al negozio, a dare una mano a chi magari poi avrebbe difficoltà a rimanere per 2 o 3 giorni isolato a casa, o anche fargli una telefonata per tenergli compagnia. Questo mi ci sembra molto importante. Nel frattempo tutti gli uomini che devono lavorare lavoreranno, sono tutti in allerta, il comandante ha già avvisato tutti gli agenti di polizia che chiaramente potrebbero essere chiamati a fare un orario oltre il normale, come già successo 2 anni fa. La macchina amministrativa sa che eventualmente deve sostenere queste spese straordinarie nelle formule appunto della straordinarietà, però se ci diamo tutti quanti una mano probabilmente la cosa è più facile. Io chiudo ripetendo il numero della polizia locale, il mio personale che è acceso 24 ore su 24, il vicecomandante darà quello del comandante dottor Rutigliano e quello suo, per cui qualsiasi necessità potrà essere veicolata attraverso questi numeri, soprattutto se c'è bisogno di un intervento, auguriamoci per nessuno, di ambulanze o di straordinarie pericolosità. Il numero della polizia locale è 080 432 53 40. Il mio personale è 335 67 30 370, quello del vicecomandante e del comandante. Allora, quello del comandante è 320 433 02 01. Dottor Giuseppe Rutigliano. Quello del vicecomandante Aquilino è 320 433 02 04. Voglio spendere un'ultima parola che sicuramente concludo il mio intervento in queste 3 parole, significando che la nostra riuscita del nostro lavoro dipende esclusivamente dai cittadini. Se loro sono al nostro fianco, sicuramente i risultati saranno positivi per tutti. È giusto, chiudiamo così. Speriamo la minor nevicata possibile, però le previsioni dicono che la temperatura Gianfelice augura abbondante nevicata, ma per i problemi connessi speriamo che sia il minimo possibile. E poi ricordiamo sempre che è attivo sul portale del nostro comune il servizio di info alert, dove seguendo delle semplici indicazioni, questo vale chiaramente per gli esperti di informatica, ma sono semplicissime indicazioni, si possono ricevere in tempo reale tutti i bollettini meteorologici che arrivano dalla regione e attraverso i quali noi poi decidiamo cosa fare. Saperlo prima, perché normalmente ti arrivano un'ora o due, per un cittadino sì, arriva anche il messaggino sul telefonino. Una volta che si sia registrati, in qualsiasi posto si sia, se si è posto anche il numero, il messaggio dell'info alert arriva anche sul telefonino. Ci sembra una cosa buona per prevenire, casomai qualcuno debba muoversi con la macchina, prende queste decisioni. E ricordate che i lavoratori che avessero necessità di non potessero andare a lavorare, poi si possono rivolgere agli uffici comunali che certificano l'impossibilità a muoversi per causa di neve, se la neve dovesse scendere in maniera così copiosa. Grazie a tutti e grazie a Teletrullo che ci ha dato questa disponibilità, grazie alla piazza che convoglierà come alberobellonotizie.it queste notizie per la massima diffusione possibile a tutti i cittadini. Grazie ancora e buona giornata.